Sono molto più felice ora che sono morta. Tecnicamente scomparsa. Vicina ad essere morta presunta. Andata. E quel bugiardo fedigrafo ignaro di mio marito se ne andrà in prigione per il mio assassinio. Nick Dunn si è preso il mio orgoglio, la mia dignità, le mie speranze, i miei soldi, e questo si chiama omicidio. E il castigo si è adeguato al delitto. Per inscenare un omicidio convincente ci vuole disciplina. Aspetta che tuo marito se ne va. Allestisci meticolosamente la scena del crimine con quei tanto di errori che bastano per sollevare dei dubbi. Devi sanguinare. Sanguinare tanto. Ma proprio tanto. Come per una ferita alla testa. Come sulla scena di un crimine. Devi pulire male, come farebbe lui. Pulisci e sanguina, sanguina e pulisci. E lascia qualche piccola traccia. E siccome sei tu, non ti fermerai di certo qui. Ti serve un diario. Parla della favola dei primi tempi. Nick e Amy devono essere simpatici. Poi da lì inventa. Le spese folli, i maltrattamenti, la violenza, la paura. Nick pensava di essere lui lo scrittore. Fai in modo che i poliziotti trovino il diario. E se avrò fatto tutto come si deve? Il mondo dirà a Nick per aver ucciso la sua bellissima moglie. E quando sarò pronta, mi butterò in acqua con pillole e sassi nelle tasche. E quando troveranno il mio cadavere, tutti sapranno. Nick ha scaraventato la sua amata con un sacco di spazzatura. Poi morirà anche Nick, anche se in verità non siamo mai esistiti davvero. Lui amava la ragazza che fingevo di essere. La strafiga. Voi uomini dite sempre così, no? È il complimento assoluto, quella è una strafiga. La strafiga è sexy. La strafiga è divertente. La strafiga non si arrabbia mai con il suo uomo. E quando io ho conosciuto Nick, ho pensato che lui voleva una strafiga. E per lui ero disposta a provarci. Mi sono fatta la ceretta alla passera. Bevevo birra guardando i film con Adam Sandler. E mangiavo pizza fredda e sono rimasta una 38. Glielo succhiavo più o meno regolarmente. Però era figo, cazzo. Ci stava tutto. Lui ha tirato fuori delle cose che non pensavo di avere. L'umorismo, la spensieratezza. Però io l'ho reso più acuto. L'ho reso al mio livello. Ho plasmato l'uomo dei miei sogni. E poi lui si è rivelato quell'uomo che non avrei mai sposato. E si aspettava che lo amassi senza compromessi.
e mi ha trascinata qui e si è trovato una nuova strafiga. Credi che io gli avrei permesso di distruggermi e di vivere per sempre felice e contento? Col cazzo che l'avrà finta lui.